gestire per le combe. Grazie a Fortuna, Zerkrix Ninja. Ma c'è mia mamma qui ed è strano che mia mamma si trovi qui. Ok, parliamola. Non mi ricordo più i tasti, da quanto non gioco. Tuo padre diceva spesso una cosa: mantieni sempre la parola data. Lui era davvero così, onesto e responsabile. Ok, allora, premessa, è da un casino che non gioco. Ma sono veramente contento di poter giocare ancora meglio Star Force 2 Zerkrix Ninja. Perché ogni volta devo dire il nome completo? Qual è la casa di Zack? Questa è la casa di Zack, ok. Siete in ritardo, un tizio dell'emittente TV mi ha appena chiamato. L'emittente, eh? Sì, una persona che ha conosciuto mentre mi trovavo messo. Ma ora non importa, ci sono grosse novità. Nel paese di Heila, dicono che qualcuno sia caduto dal cielo. Intendi dire? Sì, proprio come è successo a Lochmes. Scommetto che si tratta di Bud o Sonia. Allora andiamo subito a Heila. Come ci si arriva? Non lo so, la Zeccapedia non accenna minimamente a Heila. Allora ci serve un esperto in materia. Un esperto come Ken Souther. Sì, andiamo a chiedergli qualche informazione. Ok, sto cercando di migliorare la pronuncia di alcuni dei personaggi perché veramente sono troppo attaccato alla mia pronuncia da ragazzino. Ma Bud rimarrà sempre Bud. Mi piace. Bene, volete sapere qualcosa su Heila? Beh, Heila è un piccolo paese a sud di Netopia. Da giovane mi piaceva un mondo andare a Heila, lo giuro. Da quelle parti non ci sono molte onde, certo, ma sono oceani di tranquillità tropicale aperte d'occhio. Adoro sentire i raggi del sole sulla pelle. E prendere la tintarella, il posto ideale per rilassarsi un po'. Heila è molto ricca di bellezze naturali. È un autentico paradiso terrestre. Non che un luogo dove vivere un mucchio di avventure selvagge. Una volta... Oddio! Si è perso di nuovo nei suoi ricordi. Sì, ma le sue storie sono molto interessanti. Ogni volta mi chiedo come faccia a essere ancora vivo. Già, conoscendolo è un vero miracolo. Però devo ammetterlo, questo tizio ha coraggio da vendere. Allora, avete finito? Ora sappiamo dove si trova Heila, quindi andate a prepararvi. Geo, tu non hai ancora il passaporto, giusto? Vuoi raggiungerci con lo stesso metodo di Lochmes? Sì, certo, o almeno spero. Ok, allora ci vediamo lì. Zack, preparati, partiamo subito. Sì, signore! È vero, i suoi di Zack e di Bud non li ho mai visti. E Zack mi guarda come per dire, beh, come arriva lui. Possiamo vedere come avevamo fatto per raggiungere Netopia? Certamente. Allora andiamo, Sonia e Bud hanno bisogno di noi. So che non vedo l'ora di riabbracciarli, ma ormai è tardi e hai bisogno di riposare. Forse le cose di fretta, fare le cose di fretta non porta mai a buoni risultati. Possiamo partire benissimo domani. Hai ragione, ok, partiremo domani. Andiamo da me, sì, salva. Perfetto. Salvataggio completato. Tra parentesi, ho appena fatto una partita a Hearthstone con una persona molto particolare, ma non vi spoilerò assolutamente niente. Sei pronto, ragazzo? Certo, Heila, arrivo. Usa la parola come avevi fatto per raggiungere Netopia. D'accordo, andiamo. Ah, ok, chiediamo a Ellers. Ciao, potete dirmi come si fa ad arrivare a Heila? Heila si trova oltre Mess. Il primo impatto con quella cultura può essere scioccante. Grazie. Bene, andiamo. Ok, i lavori per sono finiti o no? Apriti, sei già con loro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Tu? Ma perché se io voglio parlare a un Hertz? Non posso farlo. Siamo a Heila. L'onda cielo è sempre una gran fatica. Dacci un taglio e trovo un vortex in cui ritrasformarti. Penso che uno dei motivi principali per cui non abbia apprezzato questo tipo di Mega Man è l'onda cielo. Wow, eccoci da Heila. E più che altro per la quantità di virus che ci sono nell'onda cielo. Ah, mamma mia. Ehi, sbaglio, quella statua ha il simbolo di solo quella statua. Ma indagami più avanti. Mia povera dita. Ah, c'è un'atmosfera molto tropicale. Ma, non so, a me sembra un posto tremendamente noioso. Oh, hai fatto presto. Cosa vorresti insinuare? E quella che vedo là dietro di me è una meridiana? Probabile. Geo, questo posto è un mortorio. Credo di preferire di gran lunga la Sundas. E qui il sole è troppo forte, di sicuro mi rovinerà la pelle. Tranquilla, Press, ti proteggerò io. Da cosa? Dal sole? Come fai? Con l'ombrello, mi sembra giusto. Che non fa ombra. Heila?
Ma dov'è? Ehi là, ehi là! Ehi là, ehi là! Ma cosa sta succedendo? Ehi là! Wow! Fiu! Se ne sono andati! Mi è rimasto quel ehi là nella testa! Cosa volevano? Beh, credo che da qui si vedano molti stranieri. Credo che qui non si vedano molti stranieri come noi. Oh, sarà... Dividiamoci e indaghiamo sulla persona caduta dal cielo. Ok, lei, tizio bello. Ehi là! È la prima volta che viene Eila? Sì. Potrei fare una domanda? Qui tutti continuano a dire Eila. Significa qualcosa? Certo, è la prima cosa da dire se vuoi parlare con qualcuno. Se non dici Eila, nessuno ti rivolgerà la parola. Su serio, che roba? Ti stai prendendo gioco di noi? No, non volevo certo offenderla, mi scusi. Bene. È vero che qui una persona è caduta dal cielo? Sì, abbiamo conosciuto la persona di cui parla. Davvero? E dov'è? Ora è impegnato, quindi non credo che potrei incontrarlo. Non posso? Perché nel frattempo non fai un giro nel villaggio? Va bene. Ehi là, sto preparando da mangiare. Il sommo è un pozzo senza fondo, mangia montagne di cibo. Il sommo? Ehi là, una persona è appena caduta dal cielo, wow, credi sia una divinità? Ma ho sentito che è paffuto, credi che esista una divinità paffuta? Una divinità paffuta. Ehi là, sei uno straniero? Odio parlare con gli stranieri. Caduto dal cielo? Sì, è successo. Bene, abbiamo finito? Mamma mia, che caratterino. Ehi là, al messaggero del cielo piace la carne, te ne sto preparando un po'. Aspetta un attimo, carne, divinità paffuta, stiamo parlando, caduto dal cielo, stiamo parlando forse di Bud? Ma ho scoperto, perché che devo dire ancora? Ah, c'era lei. Ehi là, siete turisti, questo è un posto tranquillo. Beh, ora devo finire di cucinare per il sommo. Ok, mancava lei. Mi scusi, non lo faccio più. Ehi là! Oh no, è contagioso! Mi sembra normale, visto che tutti lo ripetono di continuo. Facciamo un punto su ciò che abbiamo scoperto finora. Allora, divinità, caduta, mangia carne, paffuto, uguale, Bud! Ok, è Bud, è proprio lui. Già, ma perché non ci consentono di vederlo? Non posso crederci, Bud è amico nostro, non loro! Ah! Uè, gira volta, non me la ero persa quella. Zack, sto sudando! Ma non andate che non possiamo vederlo, dobbiamo solo aspettare. E io so cosa potremmo fare nel frattempo. Sbattiti in mano. Secondo la zeccapedia, le linee di Eila sono qui vicino. Sono degli enormi e antichi pittogrammi tracciati per terra. Perché non andiamo a vederle mentre aspettiamo? Ottima idea, andiamo. Le solite cose da maschi. D'accordo, non voglio restare da qui da sola. Più che altro non ti chiedi l'ombrella, Ebash. L'ombrella. Ah, il mio italiano dov'è finito? L'onda cielo davvero ti distrugge. Ma perché c'è sempre il simbolo di solo? E uno... Va bene. Quello l'ho già visto. Non mi ricordo dove, ma l'ho già visto. No, l'ho collegato a qualcosa, non credo. Mi verrà in mente. Ecco le linee di Eila. Dicono che le più grandi siano visibili anche dallo spazio. Dallo spazio. Possiamo guardarle più da vicino già che ci siamo. Chissà se le ha mai viste. Che mio papà le abbia viste da lassù. Domanda molto interessante, cioè ci sono queste digressioni a volte molto particolari. Su questo cartello ci vorrebbe una spiegazione, le leggende locali non c'erano questo simbolo misterioso. È un vero enigma, io però l'ho già visto da qualche parte. In effetti, ma cosa sarà? È il simbolo di sole, come fai a dimenticartelo? Se questo cartello c'è una breve spiegazione, questo disegno mostra la terra di Mu. Ah, si dice che Mu fosse un continente che fluttuava nel cielo. Certo, io ci credo. Salve a lei, strano, sembra un pennino o qualcosa che vola, perlomeno. Sembra Sigilip, se lo conoscete a livello di Pokémon. Su questo cartello c'è una breve spiegazione. Questo disegno sembra rappresentare la sentinella di Mu, un uccello che sorveglia Mu dall'alto dei cieli. Dall'alto, non nell'alto. Questa cos'è? Su questo cartello c'è una breve spiegazione. Questo disegno raffigura un soldato di Mu.
Questi potenti guerrieri avevano il compito di mantenere la pace. Interessante. Su questo cartello c'è una breve spiegazione. Questo disegno raffigura un famoso stratega di Mu. Queste persone avevano il compito di ideare nuove tattiche militari in tempo di guerra. Oh, ragazzi, mi è venuto in mente! È il simbolo che ha Hyde sul cappello. Almeno, se non ricordo male. E perché c'è un Hertz? Su questo cartello c'è una spiegazione delle linee di Ayla. Questo disegno raffigura un figlio di Mu. Cos'è? Già ottiene l'oggetto potenziamento PV? Oh, interessante. Ma questo è un Hertz, non è un figlio di Mu. Almeno, a meno che gli Hertz non siano effettivamente figli di Mu. Su questo cartello c'è una breve spiegazione. Si pensa che questo disegno rappresenti un servitore di Mu. Pare che una delle sue mansioni fosse lo spionaggio. E questo sembra tanto non Plesiosurf, ma la sua forma prima, la forma scusa, no? Quando non si fonda. Cosa sta facendo? Pare stia pregando. Cosa rappresentano queste linee? Te l'ho appena guardato, quello dovrebbe essere il continente di Mu che fluttuava magicamente nel cielo. Ehi là, queste linee rappresentano Mu. Mu? Ne ho sentito parlare durante la mia visita al museo di Rissondas. Se ricordo bene, quella di Mu era una civiltà antica e molto avanzata. Sì, sembra riconoscere molto bene Mu. Qui a Elia crediamo che la potentissima civiltà di Mu esista, ancora oggi. Ok, ecco perché la veneriamo. E sono venuto a venerare queste raffigurazioni del continente di Mu. Ma... questa non assomiglia affatto alla forma di un continente. Ah, c'è una spiegazione. Il continente di Mu fluttuava nel cielo. Cosa? Stai scherzando? Un continente nel cielo? Sì, nel cielo. Ehi, frena un secondo. Un continente nel cielo? Questa storia mi puzza parecchio. Sì, è difficile da credere. Di solito i continenti non fluttuano nel cielo. È fisicamente impossibile. Cosa hai appena detto? Secondo te è impossibile? Cosa? No! Il continente di Mu esiste davvero! E la prova è nel nostro villaggio. Mi dispiace, ma non posso dire altro, nostro Nero. È la legge del villaggio. Ora devo andare. Ho finito di pregare. Certo, grazie per la chiacchierata. Ok, stai calmo, eh. Credi che l'abbia fatto arrabbiare? Se lo merita, quel bugiardo da due soldi. Cercò di non irritare altra gente del posto. Andiamo a controllare quelle immagini. L'ho già fatto, Gio. Quello bello lì è fantastico. Ora torniamo subito al villaggio. Sì, dobbiamo convincerli a lasciarci vedere Buddha. Ehi, cosa c'è fatto qui tutta questa gente? Pare che stia per iniziare qualcosa. Ehi là, siete tutti pronti? Ecco l'araldo di Mu, il sommo Budicius. Budicius? Budicius, Budicius! Sarà più Budinus. Bud, cosa ci fai lì sopra? Con parecchie decorazioni. Eccomi, sono l'araldo di Mu, sono Budicius. Vedo che state tutti bene. Oh, Budicius, Budicius! Davvero? E poi mangia. Gna 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 gna. Vi ringrazio. Ok. Ma è assurdo. Puoi dirlo forte. Cosa sta succedendo? Buddha deve essere impazzito. Credono che sia una specie di divinità. E lui si guarda bene dal dire che chi è veramente. Cosa significa Araldo di Mu? Se vogliamo scoprirlo, credo che dovremmo chiederlo a lui. Ok, andiamo alla sua parlagna. Mu sta mettendo a dura prova la mia brother ben con lui. Ma scopriremo cosa sta succedendo a Bud o Budicius nel prossimo episodio. Quindi se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video di Mega Master Force 2 Zerka X Ninja. Quindi, belle ragazzi.